Una installazione artistica, opera d'arte del maestro Francesco Perilli, è stata inaugurata ieri nell'area esterna del parcheggio dell'ospedale di Sant'Omero alla memoria di Esther Pasqualoni, l'oncologa di Roseto degli Abruzzi che proprio il 21 giugno di 4 anni fa fu barbaramente uccisa dal suo stalker, che poi subito dopo si è tolto anche egli la vita, il quale l'aggredì proprio nel parcheggio del presidio vibartiano. L'installazione raffigura una panchina con un abito bianco, simbolo di purezza, ed una macchia rossa su di esso, che rappresenta invece una violenza crudele e mortale. L'opera è stata donata dal Lions Club Val Vibrata. Alla cerimonia hanno preso parte rappresentanti istituzionali, il fratello e una figlia di Esther, esponenti di associazioni attive nella lotta contro la violenza sulle donne. Abbiamo voluto fare due cose: ricordare Esther Pasqualoni nell'anniversario della sua morte, Esther che era stata la mia collega per tanti anni, sulla cui professionalità e competenza non dico nulla, ma sicuramente quelle doti di umanità la contraddistinguevano ancora di più, e secondo, lanciare un messaggio forte contro la violenza alle donne. A ricordo di una persona che rappresenta un emblema della nostra ASL per la sua passione nel lavoro, per il suo amore, che ha sacrificato con la propria vita per colpa di un folle. Oggi qui noi siamo a testimoniarla, a far sì che sia presente sempre nei nostri cuori, nei cuori di un'azienda che le ha voluto dedicare sia un reparto, il The Hospital Oncologico, qui dell'ospedale Val Vibrata, nonché in ricordo anche l'opera del maestro Perilli, che mettiamo qui dove è stata qualche anno fa piantato anche l'ulivo a testimonianza di quello che è accaduto quel giorno. Questa bellissima installazione che veramente va al di là di quelle che sono le, ahimè, normali panchine rosse che non dovrebbero neanche esistere, però purtroppo ci sono. Questa è sinceramente qualcosa di diverso, di molto più forte, anche impattante, diciamo, psicologicamente, al di là del fatto che è coinvolta Esther e quindi ovviamente c'è un coinvolgimento emotivo maggiore. Però è una bellissima opera che sia di stimolo e di monito per tutti.